Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a una ulteriore seduta. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, gloria a Dio, felici di tornare nuovamente con voi in una delle nostre sedute. Benedetto sia il nome del Signore. Bene, cari amici in ascolto, questa seduta verterà su un oggetto che è nato per caso. Qualche giorno fa, siamo saliti in macchina, come ogni mattina, grazie a Dio, per andare al lavoro, e strada facendo, proprio appena siamo saliti in macchina, è balenato un pensiero dentro la nostra mente. E quindi questo pensiero, man mano che si guidava, prendeva sempre più forma e sempre più corpo, fino al punto che ci siamo detti: ma sai che c'è? Facciamo una seduta su questo argomento, non lo abbiamo mai fatto ed è una seduta importante. È una seduta importante perché riguarda una domanda che spesso fanno coloro che si avvicinano al cristianesimo per la prima volta. Cominciano a leggere le sacre scritture per la prima volta, cominciano a fare le prime esperienze con il Signore. Cominciano a sentire quello che prima non avevano mai sentito, cominciano a provare la pace di Dio. Il loro cuore comincia ad essere riempito della presenza del Signore e quindi provano quella pace, quella serenità, quella gioia sobria, sana e santa. Benedetto il santo nome del Signore. Tutte cose che questo mondo non può dare e che la persona che non ha Gesù nel cuore neanche può immaginare. Che queste cose esistano fino a questo punto. Quale punto? Beh, il punto dove arriva la gioia come un fiume in piena. E non si può descrivere la gioia e la pace del Signore. È impossibile descriverla. Solo chi l'ha provata può capire quello che il sottoscritto, Alessio Evangelisti, sono sempre io per chi non mi conosce, Alleluia, e il credente prova quando appunto la presenza di Dio riempie il cuore. La religione, per quanto buona possa essere, non riempie il cuore, ma Dio sì. E Dio non è circoscritto a una religione, Dio è una persona. Non per questo non ha lasciato delle regole da seguire per il nostro bene, così come fanno anche le religioni. Ma le regole di Dio spesso si discostano dalle regole delle religioni, pur chiamandosi cristiani. Ma questa è un'altra storia. Bene. Cari amici, il tema che vogliamo trattare in questa seduta, cercheremo di farla breve, riguarda la frase che Dio stesso ha detto nel primo capitolo del suo meraviglioso libro, la Bibbia, quando appunto lui creerà il mondo, l'universo, la terra, e metterà sulla terra tutta la creazione facente parte di questo mondo, e quindi alla fine coronerà il tutto con l'ultima creazione, che è appunto l'uomo, quindi l'uomo e la donna. E a un certo punto si legge qualcosa di molto interessante. Questo qualcosa che si legge di molto interessante spesso desta perplessità, come già detto, nel cuore di colui che si avvicina al cristianesimo per le prime volte e si chiede cosa mai vorrà significare questo. Bene, il video verterà appunto su apportare in modo molto semplice le necessarie delucidazioni che andranno a togliere il velo a questo mistero. Ricordiamo che i misteri sono dati da Dio alla Chiesa perché questa possa indagarvi, viceversa, i segreti sono di Dio e non dobbiamo metterci il naso perché sono segreti. Queste cose le abbiamo già spiegate altrove. Bene, questo implica che, essendo un discorso prevalentemente che dovrà essere affrontato per trarre un beneficio, per apportare, chiedo scusa, per apportare un beneficio a coloro che sono giovani nella fede, svilupperemo il tutto nella maniera più semplice possibile.
più elementare possibile. Alleluia, gloria a Dio. Quindi magari l'anziano che già conosce queste cose può trovare un po' di noia, ma tra virgolette, perché noi sappiamo che comunque quando noi esaminiamo le scritture dalla parte più semplice alla parte più profonda, comunque è sempre una gioia per noi. Benedetto è il santo nome del Santissimo Signore. Bene, cari amici in ascolto, vorrei aggiungere una cosa ancora a questo. La scrittura, possiamo dire, che si divide in livelli, no? Cioè, dal livello base, 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 poi c'è il secondo, il terzo, il quarto, fino ad arrivare a livelli altissimi. Questo perché? Perché anche la persona più semplice al mondo, la persona, tra virgolette, meno istruita al mondo, che neanche sa leggere, immaginate, no? Qualcuno che non sa leggere, molto semplice, come sono sempre esistite queste persone? Bene, quando si trova con i testi delle Sacre Scritture, quello che vi è scritto, queste persone lo possono assimilare con una facilità inaudita. Basta leggere il testo nella sua massima semplicità e tutto questo è più che sufficiente per riempire il cuore di vita eterna, se credi in questa parola. Ed è più che necessario tutto quello che qui si trova scritto, è più che sufficiente, scusate, quello che qui si trova scritto a qualsiasi cuore, per quanto questo possa essere semplice. Viceversa, se la scrittura si imbatte con un cuore pieno di scienza, di sapienza, di conoscenza, eccetera, eccetera, gli darà molto filo da torcere. Fino al punto che una moltitudine di interroganti che si trovano nel cuore di questa grande mente, tra virgolette, non potrà mai affrontare la grandezza eccelsa che si trova nelle Sacre Scritture. Tutte queste cose le abbiamo dimostrate nei nostri video, quindi non ci ritorniamo su. Basti pensare agli stessi codici che si trovano nella Bibbia. Non sono stati decifrati se non che ai nostri giorni, e neanche tutti. Questo non significa che non vi sia un falso e un vero, come in tutte le cose. Noi sappiamo che poi Satana ci mette lo zampillo e quindi va a rovinare il vero con il falso. Noi sappiamo che ci sono i codici della Bibbia che sono stati manomessi dall'uomo per creare appunto confusione nelle masse, così come è stata creata confusione nelle masse con il falso movimento dello Spirito Santo, dove avvengono cose completamente antibibliche. Insomma, dove c'è un falso, sappiamo però che c'è anche un vero. Bene, quindi la parola di Dio è per tutti, ce n'è per tutti, sia per le menti molto semplici, sia per le grandi menti, scienziati, eccetera, eccetera. Vogliamo ricordare che oggigiorno gli scienziati, un po' di tutto il mondo, tengono gli occhi posti sulla parola di Dio. Mi viene in mente adesso un professore che si trova in Messico, ateo, sta leggendo la Bibbia, costui, non crede nella Bibbia, però dice tutto quello che è scritto nella Bibbia si sta avverando, sembra di leggere il giornale di oggi, uscito stamattina. Il mondo sta mettendo occhi al libro dell'Apocalisse, di Daniele e tutte le profezie che riguardano la fine dei tempi. E gran parte della Chiesa non vi sta ponendo mente, sta dormendo, come dice Matteo 25. Bene, ma questa è un'altra storia. Ad ogni modo stiamo un po' parlando in modo generale. Bene, e a questo punto non ci rimane che iniziare col tema e, come vi diciamo sempre, senza indugio e senza preamboli, vogliamo dare inizio alla presente seduta. Bene, cari amici, allora vogliamo dare inizio a questa seduta con la lettura del passo che ci introdurrà nel tema che tratteremo. Questa lettura si trova nel primo libro della parola di Dio, che altri non vuole essere che la Genesi. Genesi è il primo libro dei libri canonici, che ricordiamo sono 66 libri. Ce ne sono anche altri che vengono inseriti in altri contesti, che vengono definiti i libri deuterocanonici,
deutero canonico significa che non è canonico, quindi è falso. Questo è in modo generale il suo significato. Normalmente le revisioni, ok, si dividono in due gruppi. C'è il gruppo delle revisioni canoniche, che sono quelle che utilizziamo noi. Poi c'è il gruppo della versione, diciamo, cattolica, che include sia i libri canonici, quindi i nostri 66 libri canonici, più altri che non mi ricordo esattamente, dovrebbero essere 7, che vengono chiamati, definiti libri deuterocanonici. Ma non c'è nessun problema, perché loro stessi in questo, almeno nella Bibbia, nella Bibbia di la versione di Gerusalemme, sono molto leali. Se tu apri la Bibbia di Gerusalemme, viene proprio scritto: i presenti libri sono deuterocanonici. Quindi loro mettono nero su bianco che sono deuterocanonici, quindi ammettono che non sono canonici, quindi il lettore sa a priori quali sono i libri canonici e quali sono i libri non canonici. Quindi questo è molto importante, è un dato di fatto. Quindi la Genesi è il primo libro della Bibbia, composta da 66 libri canonici. Bene, è molto importante questo libro per molti aspetti. Adesso andiamo a leggere il capitolo 1, leggeremo alcuni versi, cari fratelli e amici in ascolto, che vanno dal verso numero 26 in poi. Poi vediamo un po' fino a dove leggere. Leggeremo pochi versi ad ogni modo. E come sempre vogliamo leggere nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Noi vi invitiamo sempre a seguirci. Potete aprire la vostra Bibbia. Se non ne avete una, vi invitiamo a procurarvene una. E nelle more potete aprire internet e andare in il sito www.laparola.net. Lì trovate diverse versioni, sia fatte dagli evangelici, sia fatte dai cattolici, l'una vale l'altro, nessun problema, potete sceglierne una. Noi vi diciamo che, come sempre, leggiamo da una vecchia Diodati, considerata la migliore traduzione italiana. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, il numero 1, capitolo 1, dal verso 26, leggiamo, seguiteci. Poi Dio disse: facciamo l'uomo alla nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, e abbia la signoria sopra i pesci del mare, sopra gli uccelli del cielo, sopra le bestie e sopra tutta la terra, e sopra ogni rettile che serpe sopra la terra. Benedetto il nome del Signore. Sto controllando se sto registrando, perché ogni tanto si ferma e mi trovo a parlare da solo. Santo è l'Eterno. E Dio adunque creò l'uomo alla sua immagine, egli lo creò all'immagine di Dio, egli lo creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e disse loro: fruttate, moltiplicate ed empite la terra e rendetevela soggetta, signoreggiate sopra i pesci del mare, sopra gli uccelli del cielo, sopra ogni bestia che cammina sopra la terra. Amen. Leggiamo fino qui. Bene, cari amici in ascolto, noi tratteremo unicamente un verso di tutta la lettura che abbiamo fatta, ma ad ogni modo, già che ci siamo, vogliamo dare, come dire, una visionata, seppur in modo pragmatico, generale, a quello che abbiamo letto. Se voi ci fate caso, viene ripetuta più volte una parola. E attenzione, la Bibbia, quando ripete, è molto importante. Si potrebbe anche fare uno studio e contare quante volte viene ripetuta questa parola. Insomma, poi si scoprono tante cose facendo compiendo queste azioni. Bene, ma adesso non lo faremo. Ad ogni modo, la parola che il Signore utilizza ripetutamente è sopra.
Notate bene, qui il Signore sta parlando e dopo aver fatto l'uomo, benedetto è il santo nome del Signore, secondo la sua immagine e la sua somiglianza, disse che questo uomo avrebbe dovuto avere la signoria sopra quindi queste cose. È certo che il Signore, come le scrive, come le pensò, lo fece, lo scrisse, è ovvio che poi queste parole gliele comunicò anche alla sua creatura. Bene, e quindi noi vediamo che il Signore ha creato l'uomo, quindi l'uomo e la donna, lo ha creato sopra il creato. E sì, perché praticamente questo viene ulteriormente confermato dal fatto che l'uomo fu l'ultima creazione di Dio, che tra l'altro ricordiamo che l'uomo fu creato dal nulla, perché nell'originale, quando si legge creazione dell'uomo, leggiamo il verbo bara, che significa creare dal nulla. Quindi l'uomo fu creato dal nulla, anche se Dio usò la polvere minuta, ma ad ogni modo viene utilizzato il termine bara, come dire fu creato dal nulla. Una nuova creazione. Alla fine della creazione viene messo l'uomo, ecco qui che l'uomo è la corona della creazione, cioè Dio fa la creazione, compie la creazione, anche questa la compie col verbo bara, quindi dal nulla. Poi, una volta fatta la creazione, altre cose vengono create dalla stessa creazione, tra cui gli animali, che non viene utilizzato il verbo bara. Benedetto è il santo nome del Signore, ma per l'uomo sì, quindi l'uomo è proprio, come si dice normalmente, il non plus ultra, quindi è il massimo, quindi è la corona della creazione. Da questo possiamo dedurre che tutta la creazione è stata creata in virtù dell'uomo, affinché l'uomo vi abitasse sopra. Infatti, a conferma di questo, Dio ha tanto amato il mondo, e per mondo intende le genti, le persone, che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è un verso famoso che si trova in Giovanni, Vangelo di Giovanni capitolo 3 verso 16. Gloria allo Spirito Santo. Bene, quindi vediamo che l'uomo viene creato testa, quindi sopra tutto, quindi tutto doveva essere sotto l'uomo. Ovviamente questo esclude Dio, è chiaro, lo so che è scontato, però noi ci teniamo un attimino a precisare. Alleluia, visto mai, non si è poi di questi tempi. E quindi gloria a Dio, e Dio crea l'uomo, lo crea per amore, lo crea per grazia, lo crea per suo beneplacito, e egli quello che fa è giusto, è giustissimo. E quindi crea l'uomo e lo mette alla testa, lo mette sopra. Sopra cosa? Soprattutto il creato, quindi gli animali, la terra stessa, eccetera, eccetera. Tant'è che dice soggiocatela. Benedetto è il santo nome del Signore. E oggi si dice l'uomo è testa, si dice molto. L'uomo è capo, tu sei testa e non sei coda. Signoreggia sopra gli animali. E io, con molto rispetto, dico, a me non mi pare tanto testa oggi l'uomo. Anzi, prova a mettere il ditino dentro la bocca di un coccodrillo o di un leone e vediamo un po' quello che ti succede. Ebbene sì, cari amici, l'uomo è stato creato testa, ma poi l'uomo si è venduto tutto. Lo ha barattato, come dire, ha barattato la vita con la morte. Insomma, è stato un male affare. Questa adesso è un'altra storia, ma ad ogni modo la toccheremo leggermente. E quindi, avendo l'uomo barattato la vita che aveva, la signoria che aveva, con la morte e la schiavitù, ha perso tutto e non è più sopra, non è più capo. Quindi ha perso questa sua condizione. Ora, con la venuta del Cristo, un po' le cose sono cambiate, ma sono cambiate fino a un certo punto, perché comunque ancora oggi i santi, che sono la Chiesa, i santi del Signore, che sono i viventi, non i morti, sono i viventi. Questo è ben descritto negli Evangeli
e in tutto il Nuovo Testamento, i santi comunque devono affrontare la morte, le malattie, le persecuzioni, i problemi. Lo stesso Signore Gesù ha detto in Matteo 24: voi sarete perseguitati, battuti, uccisi. E infatti in questi 2000 anni è sempre successo questo. Quindi altro che testa. Ovviamente oggi noi siamo chiamati ad essere re e sacerdoti, re su noi stessi, sacerdoti nel senso che abbiamo libertà di andare al santuario nel nome di Gesù Cristo e offrire il nostro culto al Signore. In questo sì, siamo testa, ma mai come allora. Non c'è punto di paragone tra la creazione prima della caduta e quello che poi è successo dopo e come stiamo oggi. Oggi c'è una certa separazione tra noi e il Signore. Infatti abbiamo bisogno dell'intercessore, del mediatore. Così è scritto in Ebrei 7:25 e prima Timoteo 2:5. Gloria a Dio. Quindi abbiamo sia il mediatore che l'intercessore. Anticamente, nel principio, quando il Signore crea l'uomo, crea la donna, ok, non c'era intercessore, Dio scendeva e parlava tu per tu. Oggi questo non c'è. Quindi vediamo che questa testa, questo sopra, è venuto molto meno. Benedetto è il santo nome del Signore, quindi dobbiamo imparare a stare al nostro posto. Bene. E li creò maschio e femmina, abbiamo letto, sì, perché la natura ci insegna, perché, allora, fermi tutti. Li creò maschio e femmina, lo precisa perché poi dopo darà il comandamento. E noi sappiamo che quando Dio comanda qualche cosa, lo fa in virtù di un fatto concreto, ovvero che l'uomo può tranquillamente ottemperare a questo comandamento. Bene. Ora lasciamo stare il fatto della legge, che poi verrà la legge, l'uomo non la potrà mettere in pratica, lì c'è tutta una storia, adesso esula da questo, anche lì c'è una spiegazione, ma adesso manteniamoci fermi in questo punto. Bene, quindi lo precisa qui il Signore che li creò maschio e femmina perché poi dà il comandamento è moltiplicatevi. Infatti la natura ci insegna che perché la moltiplicazione si concretizzi, ci deve essere l'uomo, ci deve essere la donna. In caso contrario, se due uomini o due donne cercano di moltiplicarsi, non è possibile, non ci sarà vita, perché moltiplicazione significa vita, quindi non moltiplicazione è l'esatto opposto della vita, quindi è morte. Ecco perché il Signore precisa questo. Infatti è innaturale tutto ciò che non viene da questo. E il fatto che gli animali facciano determinate cose, noi sappiamo che poi la natura è scesa, cioè è stata corrotta, tutta la razza umana e tutti gli animali sono stati corrotti e oggi gli animali stessi che non hanno ragione, hanno solamente l'istinto, vanno contro la natura, cioè il fatto che gli animali compiano determinate barbarità non significa che quello sia naturale, no, perché gli animali commettendo queste impietà vanno contro la natura. Infatti la natura ci insegna che perché un bambino nasca ci vuole l'uomo, ci vuole la donna, in caso contrario è innaturale. Lo stesso, come dire, la stessa conformazione fisica, sia dell'uomo e della donna, vuole sì che lo stesso, scusate il termine, lo stesso ano sia fatto per tirare fuori e non per ricevere, e quando questo riceve, dicono i medici e gli studiosi in queste cose, che vengono a nascere e a concretizzarsi malattie, proprio perché è innaturale, mentre invece la parte della donna no, è fatta per, diciamo, uso. E questo è proprio un fatto naturale. Quindi, quando ci vengono a raccontare le frottole e ci dicono che queste cose che non sono innaturali o che lo fanno gli animali, non è vero niente, sono barzellette, sono sciocchezze, non sono dimostrabili, lo dimostra la natura, lo dimostra anche la medicina, abbiamo visto questo, e quindi tutto questo è innaturale. Oltre che va contro la vita stessa e
E ovviamente va contro la parola di Dio che è verità. Non è come dire, per parlare male, ma è semplicemente per predicare la verità. Se tu sei nato, lo devi grazie a due persone di sesso diverso. In caso contrario, tu non saresti mai nato o nata. La medicina ufficiale ha dimostrato tutte queste cose, quella seria, e anche ha spiegato la medicina ufficiale che cos'è anche l'ermafrodita, lo ha spiegato proprio palesemente, eccetera, eccetera. Ha dimostrato che non esiste una malattia del genere, ma non è altro che degenerazione, e questo è importante. Bene, dal contesto generale. È sulla dall'oggetto che vogliamo affrontare questo qui, però noi quando iniziamo a insegnare, a predicare, andiamo a ruota libera, non abbiamo niente di scritto, e quindi come ci si accende una lampadina, noi perseguiamo quella luce, la esponiamo in modo molto generale, poi riprendiamo quello che è il tema centrale dell'oggetto che dobbiamo riflettere, portare alla luce. Poiché questo si trova nel passo letto, era necessario, seppur in modo sommario, parlarne. Bene. Che altro dire? Che altro dire? Vediamo. Vabbè, qui dice, ok, parla del plurale, che alcuni dicono no, è plurale maiestatis. Gli unitari dicono è plurale maiestatis, gli ebrei dicono no perché parlava con gli angeli, perché lo ha detto Rashi. Ma noi sappiamo che qui indica chiaramente la Trinità, benedetto il santo nome del Signore. Poi che tu non lo vuoi accettare è un altro discorso. E Dio usa sempre questo modo di esprimersi. Tant'è vero che ho visto un giorno, vedendo un rabbino che apportava una lezione a Gerusalemme, gloria a Dio, lui stava facendo la sua lezione, c'erano gli studenti, insomma spiegava un po' tutte le cose. A un certo punto uno degli studenti gli domanda, Rav, dice, perché Adonai è plurale? Distinto di getto. È un Rav che poi io apprezzo molto, è molto preparato, molto intelligente, però nessuno ha tutto e tutti hanno limiti. E ha messo il dito nella piaga. Di getto il Rav, senza neanche riflettere, sai quando si risponde di getto, e lo facciamo tutti, almeno io lo faccio. E di getto capita che il Rav ha risposto senza pensare Adonai plurale, no, no, Adonai è singolare, ha detto, ma proprio di getto. Lo studente dice, lì sono tutti ebrei, cioè conoscono bene l'ebraico, e dice, come Rav, come singolare, Rav? Il rabbino si è reso conto, ha detto, beh, no, aspetta, sì, ok, no, no, sì, è plurale, ok, no, però non indica il plurale, indica il singolare, eppure essendo plurale, si deve vedere il Signore come una unità e non come più unità. Ah, ok, no, su questo Rav non c'è problema, non c'è problema, ha detto lo studente, anche perché sono tutti giudei. Quindi non credono in il Gesù, il Messia, Yeshua HaMashiach, non ci credono, no? Su questo non c'è nessun problema. La domanda era perché Adonai è plurale e non singolare. Quindi dicono Adonai e non dicono Adonì. E il Rav fu preso in castagna, non lo sapeva. E io che mi guardavo la lezione, mi venne da ridere e dissi, io lo so. Ma questa è un'altra storia, come la storia di Elohim, plurale di El. Quindi noi vediamo che Dio, fin dal principio, ha messo i puntini sulla I, nella sua pluralità. La Trinità è qualcosa di reale e concreto. Benedetto sia il Signore. Abbiamo fatto diversi video sulla Trinità, sia dottrinali che uno storico.
È chiarissimo che c'è una Trinità, ma ahimè l'uomo vuole fare Dio a sua immagine e somiglianza invece che piegarsi lui all'immagine e somiglianza di Dio. E con questo entriamo nell'oggetto di questa seduta che si trova nel verso numero 27, quando il Dio introduce il tema della creazione dell'uomo dicendo: il Dio dunque creò l'uomo alla sua immagine. Lo dice una volta e poi dice lo creò a immagine di Dio. Due volte ripete la parola immagine. Attenzione, abbiamo detto che quando il Dio ripete, l'uomo deve ascoltare, deve porre mente. Quindi il Signore dice, e Dio, prima parola, Dio è sempre il primo e anche l'ultimo, l'alfa, l'omega, il principio e l'ultimo, chi apre e chi chiude. E Dio, dunque, creò, Barà, l'uomo alla sua immagine e lo creò all'immagine di Dio. E la domanda del milione dice, chiede, che significa essere a immagine di Dio? Wow! Ed è la domanda che fanno praticamente tutti i nati di nuovo, che iniziano il suo pellegrinare, che vengono introdotti dallo Spirito Santo nella fede dell'Altissimo, e quindi che sono nati di nuovo, che hanno gustato la pace di Dio, l'amore di Dio, la presenza di Dio, la pienezza di Dio nel proprio cuore, che i loro sentimenti sono stati cambiati, non sono più gli stessi di prima. Benedetto è il santo nome del Signore, insomma c'è l'opera trasformatrice dello Spirito Santo e quindi iniziano a muovere i primi passi nella lettura della parola di Dio, nell'ascolto della predicazione della parola di Dio nella Chiesa, eccetera, eccetera. E quando si trovano di fronte a questa verità, rimangono perplessi, giustamente, rimangono perplessi, poi vengono dal pastore di turno, dall'anziano e gli fanno la solita domanda: caro pastore, caro fratello, eccetera, eccetera, cosa significa essere a immagine e somiglianza di Dio? Bene, prima di iniziare a rispondere a questa domanda importante, vogliamo, scusate, fare una premessa. Bene, la premessa è la seguente. Stiamo parlando di Dio, stiamo parlando del creatore del cielo e della terra, stiamo parlando di colui che è qualcosa che va al di là di quello che siamo noi, ma molto al di là. Infatti Dio non ha fine. E come può l'infinito far sì che il finito lo capisca nella sua infinità? Quando noi abbiamo un corpo di carne, di sangue corruttibile, che addirittura è scritto nella Sacra Bibbia che carne e sangue non erederanno il regno dei cieli. Quindi immaginate se il Dio può essere capito nella sua totalità, infinità, eccetera, eccetera. Bene, a questo punto vogliamo aprire una parentesi, già che ci siamo, rappresentando una verità. Tant'è vero quello che abbiamo appena detto, che c'è un fatto che lo dimostra nettamente ed è il nome di Dio. Ora a me mi viene una perplessità su questo, perché queste sono cose che io ragiono alla luce di tutta quanta la scrittura, però non mi è mai capitato di sentire qualcuno parlarne. E sai, quando ne parli solo tu, dici, ma non è che io ho scoperto l'acqua calda, io lo so che si è sempre saputo questo, però in rete, in giro, non ne ho mai sentito parlare. E quindi mi piacerebbe, magari se qualcuno ne ha sentito parlare, che me lo scrivesse, guarda che tizio e Caio ne ha parlato qui o là, o c'è questo video, insomma, mi farebbe piacere anche perché, come dire, è confortante. Bene,
Quello che io noto nella Sacra Scrittura e nell'obiettività della situazione in se stessa è il cosiddetto, tra virgolette, nome di Dio, che ci rappresenta proprio il fatto che ci dimostra proprio che l'uomo non può arrivare a comprendere Dio nella sua completezza così con questo corpo e forse chissà, forse mai nella sua propria completezza perché lui è infinito e noi non saremo mai infiniti, piuttosto entreremo nella sua infinità, ma di questo ne parleremo tra un po'. Noi sappiamo dalla Sacra Scrittura che Dio non ha nomi e Dio non può avere nomi, neanche uno. Qualcuno dirà come non ha nomi, Alessio, ma che dici? La Bibbia è piena di nomi di Dio. Io dico aspetta, stai calmo, non corre, fammi finire, non fa il processo all'intenzione, fammi finire. Poi dopo giudichi, non si può giudicare prima. Si deve giudicare sì, ma dopo, quando c'hai tutto in mano per poter fare 2 più 2 fa 4. Bene. E cos'è un nome? Cos'è un nome? Oggi noi abbiamo la cattiva abitudine, perché abbiamo perso questa consapevolezza, abbiamo la cattiva abitudine quando nasce il bambino, no? A Roma, per esempio, si dice: ah, voglio chiamare Orazio perché Orazio è romano, e lo chiamano Orazio. Ma poi non è che vanno a pensare quello che Orazio significa. Per esempio, io mi chiamo Alessio. Alessio significa colui che difende e protegge. Casualità vuole che io mi affatico molto per difendere e proteggere la verità dell'Evangelo. Già che ci siamo, ve lo dico. È un dato di fatto. Il mio nome significa questo. Gloria a Dio. Insomma, un altro nome è Fabrizio, no? Fabrizio significa fabbro. Alleluia, gloria a Dio. E così via, insomma, potremo andare avanti per molto tempo e potremo vedere che il nome di una persona ha sempre un significato e fino a poco fa il nome veniva attribuito alla persona in base a un criterio, ovvero si voleva da quel nome, si voleva dimostrare che quel nome significava quella verità in quella persona. Infatti, quando noi andiamo a studiare i sacri testi, vediamo sempre il significato del nome, perché dal significato del nome la scrittura ci dà il carattere della persona. Eh sì, caro amico in ascolto, abbiamo fatto diversi video dove abbiamo parlato di questo e lo abbiamo dimostrato. Il nome rappresenta il carattere della persona. O rappresenta quello che fa quella persona, o rappresenta il desiderio dei suoi genitori. Vedi lo stesso Giacobbe, che significava e significa ancora oggi soppiantatore. C'è tutta una storia in questo che arriva fino ai nostri giorni ed è profetico quel nome. A un certo punto arriva il Signore e gli dice: sai che c'è? Ti cambio il nome, tu non sei più soppiantatore, infatti soppiantò e ancora oggi continua a soppiantare, e ancora oggi non gli è stato cambiato il nome spiritualmente parlando, ma c'è tutta una storia dell'incredibile, e gli cambia il nome in Israele, che significa, ha un significato, dice che significa? C'ha un significato. Colui che lotta con Dio, o colui che lotta alle guerre di Dio, o colui che lotta con Dio, o colui che lotta, insomma, ha diverse, come dire, sfaccettature. Quindi noi vediamo che il nome ha un significato. Bene, quindi se noi automaticamente, alla luce di quanto abbiamo spiegato, con questa consapevolezza, adesso andiamo ad affrontare il fatto che Dio non può avere nomi. Perché? Perché il giorno che tu darai un nome al Signore, automaticamente il Signore Dio automaticamente cessa di essere Dio in automatico. Ora qualcuno che non è abituato a sentire queste cose sarà già caduto dalla sedia con quattro flebo a destra e cinque a sinistra. Stai calmo, aspetta, fammi finire. Alleluia. Già te l'ho detto, prima di giudicare, conta fino a 5, fammi finire e poi dopo cominci. Ah! Ogni tanto qualcuno mi scrive sotto i miei video. Ah! Stai calmo, non ti agitare tanto. Poi uno rimane composto, gli dà anche del lei, allora sì,
si tranquillizzano. Ma se no, ci manca solo che mi dicano le parolacce. Ma rarissimo, devo dire rarissimo, ringrazio Dio che la maggior parte, sono molto poco commentato in linea di massima. Quei pochi che ci sono, grazie a Dio, la maggior parte sono buoni, ma ci sono alcuni che veramente partono in quarta. Raro, però esiste. Fino ad oggi, poi domani non so quello che succederà. Siamo a marzo del 2016. Bene. Quindi, dicevo, nel momento in cui tu dai un nome a Dio, automaticamente cessa di essere Dio. Perché? Ora lo dimostro. Come dico sempre io, di quello che vuoi, basta che lo dimostri. Certo, cessa di essere Dio. Perché? Perché automaticamente lo hai limitato, in virtù proprio di questo fatto. Ovvero che il nome ha un significato e quindi rappresenta una realtà o vuole raffigurare qualcosa. Bene, cominciamo col tema, col nome eterno. Ok. Cosa significa eterno? Eterno significa senza fine, benissimo, ma significa anche senza principio. Infatti qualcosa che non ha fine non è eterno se ha principio, perché eterno deve essere non solo senza fine ma anche senza principio, ragion per cui uno solo è l'eterno e gli altri mai nessuno sarà eterno. Entreremo nell'eternità di Dio, questa è un'altra storia, già l'abbiamo trattata. Quindi se noi dicessimo giustamente che Dio è eterno, e lo è, attenzione, Dio è eterno, amen, ma eterno non è il suo nome. Qualcuno dirà, come non è il suo nome, se viene chiamato l'eterno? Non è, non, no, viene chiamato eterno, ma eterno non è il suo nome. E adesso lo dimostro. Perché? Qualcuno dirà, perché nel momento in cui tu gli dai questo nome a Dio, eterno, come nome Dio si chiama l'Eterno, automaticamente cessa di essere nell'immediato il Dio. E questo non può avvenire perché egli è Dio. Perché non può avvenire? Te lo spiego subito. Perché se lui si chiama Eterno, è Eterno, amen, ma non è onnisciente. Ah, ecco qua. Perché per essere Dio non solo deve essere Eterno, ma deve essere anche onnisciente. Ok, allora qualcuno dirà, vabbè, risolviamo il problema. Eterno de nome, onnisciente de cognome. Ok, ripartiamo da capo, non è Dio. Lo smonti. Perché? Perché è eterno, è onnisciente, ma non è onnipresente. Oh mamma mia. È giusto, perché per essere Dio deve essere anche onnipresente, se no non è Dio. Deve avere gli attributi di Dio. Ah, ok, allora va bene, risolviamo il problema. Eterno, onnisciente, onnipresente. Benissimo. Cessa di essere Dio, perché gloria al nome santo del Signore, non è onnipotente. Ah, e tu dirai, ok, li ripeti tutti, e allora la storia potrebbe continuare, perché poi dopo uno dice, ok, però non è tutto questo, ma non è infinito. E poi, essendo infinito, anche i suoi attributi sono infiniti. Quindi Dio è onnisciente, onnipresente, infinito, è verità, è giustizia, gloria allo Spirito Santo, è autoesistente, è immutabile, è santo, è bontà, è equilibrio. E così potremo proseguire nell'infinito, perché come già detto, lo ripetiamo, Dio è infinito. Ragion per cui noi vediamo che qui non si tratta di nomi di Dio, quando li leggiamo nella parola di Dio, l'Eterno, eccetera, eccetera, El Shaddai, Adonai, El Eloè, Elohim, Elolam, El Roi, Yashechina, Eloa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi più che nomi di Dio sono, come dire, caratteristiche di Dio, che come già detto, essendo Dio infinito, anche le sue caratteristiche sono infinite. L'ulteriore dimostrazione di quello che stiamo dicendo, che è vero, ed è sacrosanto, non perché lo diciamo noi, ma perché in questo la scrittura è chiarissima,
lo stesso Dio a dircelo e a dimostrarcelo. Infatti, ogni volta che noi troviamo che qualcuno si trova davanti a Dio e gli dice: Signore, come ti chiami? Che gli devo dire a loro? Vi ricordate la storia di Mosè? A un certo punto Mosè fuoriesce dall'Egitto dopo 40 anni, va in quella terra arida, pastura il gregge, diventa un agnellino pure lui, da tanto era esuberante, alla fine diventò un agnellino. Alla fine dei 40 anni si trova davanti al Signore, il Signore gli dice: caro Mosè, ti devo dare una bella notizia, tu andrai a liberare il mio popolo in Egitto. Mosè gli ebbe un collasso cardiaco, oppure lui cadde dalla sedia, gli misero 4 flebo a destra e 5 a sinistra. Sto scherzando, perché ovviamente lui non ci voleva, ovviamente, insomma, non ci voleva andare. E c'è tutta questa, diciamo, c'è questo dialogo tra il Signore e Mosè. Alla fine, insomma, Mosè dovette, come dire, acconsentire. E meno male che lo fece, che sennò erano fatti suoi. E il Signore gli stava dando un grande onore, benedetto il santo nome suo. E a un certo punto, insomma, in tutta questa situazione, Mosè fa la domanda del milione, ma Dio non gli dà la risposta del milione, piuttosto gli dà la risposta del miliardo. Eh sì, cari amici, la domanda è del milione, la risposta è del miliardo, perché la domanda del milione che gli fece Mosè fu la seguente: cosa devo dire al tuo popolo? Come ti chiami? Quando loro mi chiederanno qual è il suo nome, io cosa gli devo rispondere? Cosa fa il Signore? Gli dà la risposta del miliardo. Non gli dà il nome. Gli dice: tu dirai, io sono colui che sono. Che poi questo verbo qua ha una doppia valenza sia nel tempo che nell'essere. Quindi io sono, quel che ero, quel che sarò e sta ovunque. Quel che sto, quel che starò ha questa doppia valenza. È un verbo che adesso mi sfugge il nome, come si chiama questo verbo in ebraico. Comunque ha questa doppia valenza. Quindi cosa fa il Signore? Gli dà un nome? Non gli può dare un nome, lo dice lui stesso. Come posso? Glielo fa? Ce lo fa intendere. Come posso darti, come posso darvi il mio nome? Il giorno che il Signore dà un nome con la nostra lingua, poi quello che succederà lassù, le lingue che parleremo lassù, io non ci sono mai stato, non ho la più pallida idea, non chiedetemi queste cose a me, benedetto è il santo nome del Signore. Quindi il Signore stesso ci dimostra questa grande verità, che Dio non ha nomi. Ecco perché a me poi mi fanno ridere i testimoni di Genova, che hanno questo cavallo di battaglia, che uno magari quando loro ti approcciano e ti cominciano a portare la loro traduzione falsa delle sacre scritture completamente manomessa eppure denunciata, allora uno gli fa vedere alcuni passi dove Gesù è Dio, loro non sapendo quello che si deve rispondere, ti deviano il discorso. No, perché qual è il nome di Dio? Scusa. Tanto per cominciare, io non stavo parlando di questo. E allora tu vedi che spesso i fratellini in buona fede cadono in questo trabocchetto, cambiano discorso e si mettono a parlare del nome di Dio. Ma chi te l'ha chiesto? Non stavamo parlando di questo. Quindi consiglio che vi do, se proprio vi va di fare le diatribe, a me non mi va, io non mi ci metto, ma se proprio ti va, non essere attaccato, attacca con la favella, nell'interloquire. Mi raccomando, non malinterpretate. Quando uno ti attacca su un argomento, contrattacca con un altro, come fanno loro. Vai dritto lì, lui non ti risponderà e tu non gli rispondi. Alla fine ve stancate e ve ne andate a casa, che forse è la meglio cosa, che tanto te diatribe non servono a niente. Tanto lui rimane così, tu rimani così, anche perché, come dico sempre io, se non ascoltano la parola di Dio, ma ascolteranno te, ascolteranno me, ma così non sia. Oddio, poi Dio può fare tutto, ci mancherebbe, però
siamo accorti quando c'è la guida di Dio, quando è un semplice contendere. Come altresì dice la scrittura dice anche di non gettare le perle ai porci, quindi dobbiamo avere il discernimento se quello che si fa è edificante, se ci può essere un frutto, se ci troviamo davanti, appunto, non gettare le perle ai porci. Con questo non è che non dobbiamo evangelizzare, ma dobbiamo avere la mente di Cristo, come dire l'Apostolo Paolo, e capire se è il caso, se non è il caso. Insomma, siate sobri, siate intelligenti. E allora, tornando ai testimoni di Genova che vogliono insegnare l'ebraico al mondo intero, loro utilizzano il tetagramma, che è il cosiddetto, che dicono il nome di Dio, che di nome lì non c'è niente, dicono che il nome di Dio che gli diede a Mosè, l'Io sono, dicono no, si dice Geova, no, perché è la versione in italiano. Tanto per cominciare, io vi voglio ricordare che la G, non G, G dolce, né in greco antico né in ebraico antico esiste, c'è la G gutturale, tanto per cominciare. Questo proprio, no, è che noi lo traduciamo, vabbè. Seconda cosa, gli stessi ebrei, il rabbinato, non sa minimamente come si pronuncia, non ne ha la più pallida idea. E poi arriviamo noi e diciamo: no, si dice Jehovah, no, si dice Yahweh, no, si dice Yehuda o Yehudi. Insomma, poi c'è tutta una storia dietro. La verità è che nessuno lo sa, prima cosa. E la seconda cosa è che la verità è proprio, secondo me, quella che io vi sto dicendo. Ma quando mai Dio ti ha dato il suo nome? E poi perché vuoi dare il nome a Dio? Dando il nome a Dio, tu lo stai diminuendo e lo stai togliendo, almeno nel tuo cuore, dal suo trono. Non è più nel tuo cuore. Dio non è più sul trono, lui rimane nel suo trono, ma non nel tuo cuore, perché gli hai dato un nome e lo hai diminuito. Lo vuoi capire? È una grande aberrazione. Poi quando vogliono contendere, no, perché il nome di Dio è Geova, io gli rispondo molto semplicemente: qual è il nome di Dio? Dice Geova. C'hai ragione. Taglio, adesso vogliamo parlare di quello che dico io? Guarda, Geova, hai ragione. Parliamo di quello che dico io. Portateli al vostro discorso. Dagli ragione. Tanto, come dice la scrittura, riprendi lo stolto e lui ti verrà contro. Allora, dagli ragione. Lo vogliono chiamare come? Geova. Ma d'accordo, giusto, giusto, hai ragione. Quindi tu dici che sì, va bene. Adesso parliamo un pochino di Filippesi. Parliamo di Filippesi, capitolo 2, che Dio si è fatto, ha rinunciato, eccetera, eccetera. E di tutti i passi dove è scritto nero su bianco proprio che Gesù è Dio. Se serve a qualcosa. Quindi tutto questo ragionamento che abbiamo fatto e che a mio avviso era necessario e non è stato tempo perso, è stata una materia importante da trattare, anche se in modo pragmatico, al giovane ascoltatore, che probabilmente, essendo appunto giovane ascoltatore, perché ricordiamo che questo video vuole essere dedicato ai neofiti nella fede, gloria allo Spirito Santo, quindi abbiano pazienza gli anziani che magari già sanno tutte queste cose e si annoiano un pochino, abbiate pazienza. Esistono anche i giovani che devono essere ammaestrati. Questo fa parte della Marci. Quindi tutto questo io perché l'ho rappresentato? Per dire che adesso noi cominceremo a parlare di Dio, ma che Dio è infinito e non sappiamo neanche qual è il suo nome, se mai ne avesse uno, chissà, in quelle lingue che si parlano su nel cielo, non lo so, ma qui sulla terra, come abbiamo visto, non è così. Quindi stiamo parlando dell'infinito, come possiamo parlare dell'infinito se noi siamo finiti? Questo, ad ogni modo, non deve far sì che il credente non parli di Dio, perché non è il volere di Dio, perché allo stesso tempo Dio ci ha allargito nel suo essere infinito, si è, come dire, prodigato verso di noi che siamo finiti e qualcosa ci ha detto di lui.
Ebbene, noi parleremo di questo qualcosina, secondo il dono che ciascuno di noi ha ricevuto, per vedere quel poco che sappiamo di Dio, appunto alla luce di se stesso, di Lui stesso, quindi alla luce della Santissima e Sacra Scrittura. Bene, e quindi con questo vogliamo iniziare a parlare di una verità molto importante che abbiamo già detto. Il verso 27, noi leggiamo che Dio dunque creò l'uomo e lo creò a immagine sua e lo creò a immagine di Dio. Altro. Qui lo ripete due volte. E quindi un'altra domanda del milione vuole essere la seguente, fatta appunto dal neofita, dal giovane credente. Come già detto, lo vogliamo ripetere per la seconda volta, il giovane nella fede si rivolge appunto all'anziano della Chiesa e gli domanda: caro fratello, nel mio caso fratello Alessio, spiegami un po' che vuol dire immagine e somiglianza di Dio. Alcuni addirittura molto semplici, che Dio benedica i semplici, Dio ama i semplici, dicono: ma Dio c'ha due braccia, c'ha due gambe, c'ha un naso. Bella domanda, eh? Gloria a Dio. Intanto Dio non è di carne, Dio non è fatto con sangue, Dio non ha le ossa, alleluia. Bene, questo è un fattore molto importante. Dio non è niente di tutto questo. Ora, attenzione, perché Dio si è anche incarnato ed era perfettamente come siamo noi oggi, eh? Quello è un altro discorso. Ma adesso parliamo del Dio risorto, il Dio risuscitato. Com'è? Cosa vuol dire intanto la Scrittura, per quel poco che il Signore ci ha fatto comprendere, immagine e somiglianza di Dio? Guardate, cari ascoltatori, cari amici, cari fratelli, che il discorso nella sua complessità e nell'essere Dio infinito, per quello che ci riguarda a noi, per quello che il Signore ci ha dato, è più che semplice, è più che semplice. E la risposta ce l'hai proprio davanti ai tuoi occhi. Se tu, immagino tu abbia adesso la Bibbia aperta, no? È importante che tu segui le nostre delucidazioni con la Bibbia aperta. Immagino tu abbia la Bibbia aperta nel capitolo 1, no? Della Genesi, e quindi capitolo 1 della Genesi, eccolo qua, questo è il capitolo 1, questa è la prima pagina. Se tu noti bene, dopo la prima pagina c'hai, eccolo qua, un mattone d'esta portata. E qui c'è una sola paginetta. Ora, in questa sola paginetta, Dio dice: creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quale immagine, quale somiglianza? Eccola qua, l'immagine e la somiglianza di Dio. Da quest'altra parte. Sulla parte sinistra abbiamo l'asserzione, immagine e somiglianza di Dio. Sulla parte destra c'hai tutto il seguito che ti dice esattamente com'è Dio. Che ne pensi? Quindi, leggendo tutta quanta la Bibbia, tu capisci come è Dio. Sì? Capisci come è Dio? Dio è amore. Alleluia. E noi abbiamo la capacità di amare. Ora viviamo sempre in uno stato che si chiama appunto la caduta di Adamo. Quindi, essendo caduta l'umanità, il peccato è entrato e adesso c'è la lotta tra il buono e il cattivo, tra la luce e le tenebre, tra il bene e il male. Questa è un'altra storia. Ad ogni modo, in noi si trova la possibilità di amare, questo per grazia divina, così come Dio è amore, anche noi possiamo amare. Benedetto è il santo nome del Signore. Come è Dio? Dio è giusto. Abbiamo noi il senso della giustizia? Sì, ce l'abbiamo. Tant'è vero che noi umanità abbiamo costituito dei veri e propri tribunali con dei giudici che hanno molto studiato, perché non è che il giudice ci diventi così, no, no, il giudice normalmente ha una testa così
è una persona molto sapiente, deve essere anche saggio e intelligente, ponderato, misurato, casto per essere limpido e trasparente nelle sue decisioni, almeno così dovrebbe essere. Benedetto il santo nome del Signore. Quante volte noi nella nostra vita, da quando nasciamo finché viviamo in questo mondo, pronunciamo questa frase: non è giusto, è ingiusto, oppure è giusto che si faccia questa cosa, oppure viene fatta una legge, non è giusto, oppure viene compiuta un'azione, non è giusto. Quindi noi abbiamo il senso di giustizia. Beh, anche se, essendo nel peccato, può essere offuscato, ma il Dio ci ha lasciato la sua guida. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene. Dio parla, anche l'uomo parla. Sì. Infatti gli animali che non sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio non parlano, comunicano, hanno il loro modo di comunicare, ma non è lo stesso modo nostro, è un modo infinitamente limitato. Noi abbiamo una grammatica, la scriviamo, abbiamo dei verbi, abbiamo il femminile, abbiamo il maschile, alcune lingue hanno anche il neutro, come appunto le lingue bibliche, gloria allo Spirito Santo. E noi come umanità abbiamo una storia, ricordiamo la storia, insegniamo la storia. Gli animali non hanno una storia. L'animale ha una storia momentanea, strettamente legata alla sua sopravvivenza. Per esempio, se tu prendi un cane, voglio prendere in prestito il cane, che a me i cani mi sono simpatici, gloria a Dio, quindi se tu prendi un cane e qualcuno, un mascalzone, gli fa del male, che non dovrebbe, e gli fa del male, questo cane prende e scappa. Se dopo 1, 2, 3, 4, 5 anni quel cane ritrova quel mascalzone che gli ha fatto del male, il cane si ricorda e fugge. Questa è la memoria temporale che ha l'animale, che gli serve per la propria sopravvivenza. Ma non ha una memoria storica che gli dice: da quando i cani nell'antichità esistevano, si comportavano in questo modo, facevano determinate cose in maniera tale di non ripetere gli stessi errori. Questa è prerogativa d'uomo, è prerogativa dell'uomo. Quindi l'uomo ha una memoria storica. Quindi, allo stesso modo, Dio anche ha una memoria. Lui è l'artefice della memoria, è l'artefice dell'intelletto. È il creatore di tutto. Dio vede, è scritto ovunque, anzi spesso troviamo scritto nella parola di Dio l'occhio di Dio, come dire, Dio allora c'ha un occhio. Forse da qui che la famosa massoneria che prende l'occhio, che tutto lo vede, Satana imita sempre quello che c'è scritto, perché questo fa, come il discorso delle corna. Le corna si trovano nella Bibbia, è scritto, nell'altare c'erano le corna, Satana prende e porta tutto al male, e poi vedi sti indemoniati che vanno facendo corna e cornette, perché il diavolo vuole sempre fangare quello che c'è scritto, che in queste cose non ci sarebbe niente di male, se non che il fatto che Satana poi le ha prese e le ha infangate. Quindi è scritto in molti passi che l'occhio, non gli occhi, l'occhio di Dio vede tutto. Lo stesso passo che Zaccaria dice: chi tocca voi tocca la pupilla dell'occhio mio, riferendosi però a Israele, abbiamo fatto il video, parla dell'occhio. Che significa? Che Dio ha un occhio? No, non significa questo. Ma perché? Quanti occhi ha Dio? Stai buono, stiamo parlando di Dio, non ne abbiamo la più pallida idea. Addirittura ci sono creature che erano completamente piene di occhi. Ah, ma quello è in senso figurato, dirà qualcuno. Vabbè, questo lo dici tu. Ovviamente significa che vedevano dappertutto, che nulla sfugge diciamo, al loro vedere, ma non è detto che sia per forza di cose in senso figurato. Ad ogni modo, che significa questo? Torniamo adesso al Signore. Che Dio ha un occhio? No, significa che Dio vede. Allo stesso tempo che Dio vede, anche l'essere umano ha la capacità di vedere. E se ha la capacità di vedere, ha anche la capacità di misurare, di pensare, di ponderare. Dio sente, ha dei sentimenti,
Allo stesso modo, anche l'uomo, l'essere umano, prova dei sentimenti. E così potremo proseguire per lungo tempo e cominciare a parlare come dire, di come è fatto il Dio secondo anche quello che ci dice, soprattutto e unicamente ovviamente, secondo quello che ci dice la Scrittura. Bene, però vogliamo un attimino adesso soffermarci su un punto. Bene. Noi sappiamo che e Dio, avendo creato l'uomo a immagine e somiglianza sua, lo ha creato trino. Infatti l'uomo, fino a prova contraria, dice la scrittura, che è composto di un'anima, un corpo e uno spirito. E questo perché, essendo anche Dio trino, perché Dio è trino? Perché c'è un solo Dio, amen, ma è composto da tre persone ben distinte e separate, quali sono appunto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Allo stesso modo come Dio è trino, ha creato, avendo creato l'uomo a sua immagine e sua somiglianza, lo ha dovuto per forza di cose, per suo beneplacito ovviamente, però lo ha voluto creare per forza di cose, proprio a indicare questa realtà sua, trino, quindi anima, corpo e spirito. Bene. E qui entriamo in un mondo tutto particolare, tutto a sé, della conformazione dell'uomo in anima, corpo e spirito, che a sua volta, come abbiamo già detto, ha a che vedere con l'immagine e somiglianza di Dio, ma che entra molto più in profondità della semplice conformazione, ma come già detto, appunto, va al di là della conformazione. Ma prima di entrare, come dire, a pieno in questo mare, vogliamo stabilire un attimino qualcosa di molto importante per quanto riguarda la differenza tra anima, corpo e spirito. Bene, vorrei fare una premessa. Io non sono mai stato un esperto nello stabilire la differenza che esiste fra anima e fra spirito. Ecco, ho letto in passato trattati di fratelli che sono molto saggi in questo, molto sapienti, e oddio, non è che ho acquisito molta conoscenza, sono rimasto sempre molto nel dubbio di tante tematiche, quindi francamente parlando ho molta incompetenza su questo argomento e quindi ci troviamo un po' nella stessa situazione se l'ascoltatore è un neofita, perché anche io magari io sono un anziano nella chiesa, però in questo veramente, come già detto, sono molto inesperto. Quindi non posso entrare nella profondità di queste acque, ma quello che ho ve lo do, come disse qualcuno nella Sacra Scrittura. Quindi quel poco che è ben chiaro nella Scrittura, è quel poco che ho, appunto, ve lo do. Bene. Allora, intanto abbiamo il. Abbiamo, no, aspetta, fermi. Allora, intanto mai nessuno ha potuto studiare l'anima e lo spirito, perché non è un qualcosa che tu lo puoi prendere, lo puoi aprire e vediamo com'è. Non si può fare. Quindi partiamo con questa premessa. Non è come il corpo, che il corpo sì, è possibile studiarlo. La medicina sa molto del corpo, grazie a Dio per questo. Quindi l'anima e lo spirito no. Quindi ci dobbiamo, per forza di cose, confrontare con quel poco che sappiamo che ci viene rappresentato dalla Sacra Scrittura. Quindi cominciamo col corpo, la parte più semplice. Il corpo è lo strumento, viene chiamato la tenda. L'Apostolo Paolo, in una sua epistola, dirà: io sto per abbandonare questa tenda. Viene chiamato altresì il fodero, per identificare appunto che è un qualcosa, tipo un contenitore che appunto contiene due realtà che sono l'anima e sono lo spirito.
Benedetto è il santo nome del Signore. Ora, che cos'è l'anima e che cos'è lo spirito? È qui che per me è sempre stato presente il grattacapo. Dicevo, ma qual è la differenza tra anima e spirito? E allora chi dice una cosa, chi ne dice un'altra? E più cose ascolti e più il mal di testa cresce. Alla fine prendi, chiudi baracche, burattini, prendi e lasci stare. Perché dici, sai che c'è? Ma a me, ma cosa me ne importa? Quindi io vi invito sempre a voi che siete giovani nella fede, quando non comprendi qualcosa, fermati un attimino, vai oltre. Prendi quello che hai e non ti stare troppo a scervellare su certe cose perché ancora non è il tuo momento. Arriverà il giorno che lo capirai meglio. Bene, se arriva, se no non ti preoccupare, non è per te. Ora, io vedo nella scrittura, per quanto riguarda le differenze tra anima e spirito, qualcosa che a mio avviso sembrerebbe molto, molto chiaro, se lo volete accettare. Se non lo volete accettare, per carità di Dio, siamo sopra il fondamento, qui possiamo avere tutte le idee diverse che vogliamo in quanto non toccano il fondamento. Non stiamo mica dicendo che non esistono queste cose. Quindi, io vedo che l'anima, e adesso lo cominciamo un pochino a leggere la scrittura, io vedo che l'anima è la parte che è più attaccata alla terra, al corpo, alla carne. Mentre invece lo spirito è la parte che dialoga con il Signore, è la parte più, come dire, che ha questa predisposizione di stare attaccata al Signore. Bene. Ora però tutte e due, sia l'anima che lo spirito, devono ricevere comunque la conoscenza dall'alto, che oggigiorno ce l'abbiamo grazie alla parola di Dio, altrimenti si camminerebbe come a tastoni, dirà l'Apostolo Paolo nei Fatti degli Apostoli. Come dimostrare questo? Beh, è molto semplice. Tanto per cominciare, che ne so, se io vado in Genesi 1:20, Genesi 1:20, noi vediamo che il Signore parla. E dice, poi Dio disse, producano le acque vie più copiosamente rettili, che siano animali viventi. Ora, questa parola, animali viventi, la leggiamo appunto già tradotta, ma nell'originale dice, quando si parla, si utilizza il termine viventi, utilizza una parola molto importante che sicuramente chi è anziano conosce. Ed è il termine nefesh. Nefesh significa anima. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi noi vediamo che l'animale ha un'anima. E adesso vorrei prendere un attimino lo strong, che non è una parolaccia, mi raccomando, lo sto aprendo, qui davanti ho il computer, eccolo qua. Prendo lo strong perché vi vorrei dare esattamente tutti i significati di nefesh. Faccio CTRL F, metto nefesh con E, porta l'accento aperto, mi raccomando, se no non ve la dà, se ce l'avete pure voi lo strong. Allora, nefesh, nefesh, SH finale, eccolo qua, nefesh. Sullo strong, eccolo qua, nefesh. Quindi nefesh è, adesso leggo un attimino lo strong, allora il numero è 5315, se lo volete andare a cercare, cercate, scrivete nefesh, no, andate su Google, scrivete strong, se scrivete strong 5315 ve lo dovrebbe dare, vediamo un po', facciamo un po' la prova, vado su Google, strong, 5-3, com'era? 5-3? 5-3-1-5. 5-3-1-5, vediamo se me lo dà. Nefesh, sì, perfetto. Quindi ve lo dà perfettamente. Quindi se voi andate, volete vedere, potete tranquillamente constatare da voi stessi. Quindi andate su Google, mettete strong 5-3-1-5 e vi dà proprio tranquillamente il nefesh.
e potete vedere se vi stiamo dicendo la verità o le frottole. Quindi io ce l'ho. Quindi significa nefesh, significa proprio di creatura, termine proprio di creatura che respira, quindi è qualcosa di una creatura che respira, quindi non è un qualcosa che è circoscritto all'uomo, all'essere umano, ma pure gli animali hanno un nefesh. Ecco perché qui noi abbiamo letto, poi Dio disse: producano le acque copiosamente rettili, rettili, addirittura sta parlando dei rettili, che siano animali viventi, quindi anime viventi, nell'originale dici. Poi che respira e i animali, dice sempre lo Strong. Poi vitalità, molto usato ampiamente in senso letterale, sto traducendo, scusate che non ce l'ho in italiano. Accomodato, figura corporale o mentale, significa anche soffio, respirare, scusate, anima, nefesh, significa anima, proprio letterale, significa anche anelare, anelare, quindi significa anelare, desiderio, mente, psiche, come si dice in greco? In greco si dice psiche, quindi è qualcosa che pensa, che agisce, che fa sì che tu agisca. Tu guardi, vedi, pensi, anima, corpo sono strettamente correlati. Quindi animale, animo, qui c'è una parola che non so come, non mi ricordo come si dice, come si può tradurre in italiano, tipo volontà, via, appetito, cadavere. Essere contenti, cuore, cordialità, corpo, lasciare, insomma, nefesh, desiderio, nefesh significa più cose, schiavitù, la schiavitù del nefesh, stomaco, gusto, uomo, interno, interiore, intimo, lussuria, uccidere, mente, morte, persona, voglia, essere, vita, volontà, insomma. Nefesh. E poi c'ha anche, insomma, tutte quante le sue, la radice del nefesh è nafash, respirare. Quindi noi vediamo che anche gli animali hanno un'anima. Adesso arriviamo al punto, anche l'animale ha un'anima. Fammi chiudere qua perché non vedo più la telecamera. Amen. Anche l'animale ha un nefesh, ha un'anima. Ovviamente l'anima dell'animale non pensate che è come l'anima dell'uomo, perché abbiamo già visto che l'animale non può fare quello che fa l'uomo, a cominciare dalla memoria storica. Quindi è un'anima completamente diversa, ma pure un'anima. E così è l'uomo. L'uomo ha un'anima come l'animale, quindi noi vediamo che l'animale avendo una anima è però strettamente, a differenza dell'uomo, l'animale è strettamente collegato alla terra. Infatti noi sappiamo che gli animali non andranno in cielo, ora non vi entriamo qui a dimostrarlo, ma l'animale, biblicamente parlando, non va in cielo. Se tu c'hai un gatto, un cane, un canarino, non viene con te in cielo. A me dispiace che tu rimanga male, ma è la verità. Alcuni fanno entrare gli animali in chiesa perché devono sentire la messa, devono sentire, ma lascia stare, leggi la Bibbia, fermati, stai calmino, non ti agitare, benedetto il santo nome del Signore. Quindi l'animale non va in cielo e quindi ha un'anima, allo stesso modo l'uomo ha l'anima, ma anche uno spirito, e l'animale non ha lo spirito. Ecco cosa fa l'uomo completamente diverso dall'animale, lo spirito. Quindi ha sia l'anima diversa da quella dell'animale, perché l'anima dell'uomo è superiore, ha delle capacità che l'animale non ha, inoltre ha lo spirito, e lo spirito è quello che lo collega con il cielo. Ecco che già con questo esempio noi possiamo
dimostrare che l'anima è la parte dell'uomo più terrena, quella che ha quegli appetiti fuorvianti che non dovrebbe avere, tipo la carne. Benedetto il nome santo del Signore. Bene, vogliamo a ulteriore dimostrazione aprire la scrittura in Galati, lo sto andando a cercare nella mia Bibbia, Galati capitolo 5, verso, non mi ricordo, io non mi ricordo mai i versi, per quelli che mi seguono lo sanno, non mi ricordo mai i versi, ma tanto non è un problema, perché poi ce l'andiamo a cercare. Qual è il problema? Galati, eccolo qua, capitolo 5, verso 16, ok. Bene, e Galati, se noi andiamo in Galati, verso 16, noi leggiamo quanto segue, che ore sono? Ok. Galati, vorrei chiudere, Galati verso 16, ascoltate quello che dice la santissima parola di Dio, benedetta sia la parola di Dio, gloria la parola di Dio, benedetto è Cristo Gesù, il Signore dei Signori, ti dà lode l'anima mia, Gesù Cristo. Ascoltate. Camminate secondo lo Spirito. Camminate secondo lo Spirito. Non adempite la concupiscenza della carne, poiché la carne appetisce contro allo Spirito e lo Spirito contro alla carne. E queste cose sono ripugnabili l'una all'altra, a ciò che non facciate qualunque cosa vogliate. A proposito, qui voglio aprire una parentesi. Stanno dicendo che i bambini devono essere lasciati e che devono fare quello che vogliono e che non devono essere educati e tutte queste stupidaggini. Qui la scrittura dice che neanche noi grandi possiamo fare quello che vogliamo, ma che dobbiamo fare la volontà di Dio. Comunque, torniamo al discorso. Camminate secondo lo Spirito. Quindi lo Spirito ci fa capire la scrittura, è quella parte che ci dà la comunione reale, se non è, come dire, contaminato dalla carne, che ci dà quella comunione con lo Spirito Santo. Benedetto il santo nome del Signore. Quindi lo Spirito, vedete, l'anima è più legata al corpo, al materialismo, a questa vita. Lo Spirito è più legato al cielo. Ecco perché la scrittura ci dice camminate per lo Spirito, non camminate per la carne, quindi per l'anima. Ora manifeste sono le opere della carne, che sono adulterio, fornicazione. Attenzione, mi fermo un attimo. Sai che cos'è la fornicazione? Te lo dico nell'originale. Fornicazione si dice porneia. La fornicazione è il rapporto che si ha fuori dal matrimonio, anche con due fidanzatini che sono fedeli gli uni agli altri, l'uno con l'altro, scusate, che si devono sposare ma che non sono sposati e stanno insieme sessualmente, sono sotto fornicazione. La parola nell'originale, nel greco antico, è porneia. Da porneia viene porno. Quindi stanno sotto pornografia. Non ci credi? Guarda, lo stavo vedendo prima nel testo originale in greco antico. Dov'è? E ce l'ho qui aperto. Manifesta, allora, fanerà de estinta ergates sarcos, che viene sars e carne, atina estin porneia, fornicazione. Che ne pensi? Come stai vivendo? Vuoi sapere cosa significa essere a immagine e somiglianza di Dio? Lo stiamo vedendo
Essere immagine e somiglianza di Dio significa essere simili a Dio. Dio disse: io sono santo, siate santi. Vedete come è importante anche vedere la parte trinitaria dell'uomo alla luce della parte trinitaria di Dio e confrontarle insieme per vedere cos'è l'immagine e somiglianza con Dio, non solo nel discorso generale dell'uomo è trino e Dio è trino, ma cosa comporta questa trinità dell'uomo alla luce della trinità di Dio. L'uomo è trino, ma questa trinità si deve conformare a Dio, alla sua immagine e alla sua somiglianza. Porneia. Continuiamo la lettura invece delle nostre revisioni. E quindi eravamo arrivati a fornicazione, poi continua immondizia, siamo nel verso 19, dissoluzione, idolatria, avvelenamento, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, dissensioni, sette, invidie, omicidi, ebbrezze, ghiottonerie e tutte quelle cose simili a queste, delle quali cose vi predico, come ancora già ho predetto, che coloro che fanno cotali cose non erederanno il regno di Dio. Quindi per eredare il regno di Dio bisogna essere a immagine e somiglianza di Dio. E per essere a immagine e somiglianza di Dio, ce lo dice Giovanni 3, vado a vederlo, Giovanni 3, vediamo un po', Giovanni 3, alleluia, Cristo vive, Giovanni 3, allora, amen, gloria a Dio, Giovanni 3, verso 3, Gesù parla e dice: in verità io ti dico che se alcuno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Per essere a immagine e somiglianza di Dio bisogna nascere di nuovo. E poi più avanti dirà: di acqua e di spirito. Ecco qui, un'altra volta. Vedi, Giovanni 3, verso 3, 4, 5, 6. Ecco qui un'altra volta lo spirito. Lo spirito è la parte che si collega a Dio. L'anima è la parte più materiale che deve essere dominata, ora lo vedremo, dallo spirito. Bene. Verso 22, sempre di Galati 5, dice: ma il frutto dello spirito, quindi abbiamo visto il frutto della carne, l'anima è lì in mezzo che travaglia, oh. Invece il frutto dello spirito, lo spirito dell'uomo che si incontra con lo spirito di Dio, è carità, allegrezza, pace, lentezza all'ira, benignità, bontà, fedeltà, mansuetudine, continenza. Contro a cotali cose non vi è legge. Ora, coloro che sono di Cristo hanno crocifissa la carne con gli affetti e con le concupiscenze, quindi con i pensieri. Se noi viviamo per lo Spirito, cammineremo altresì per lo Spirito. Benedetto il santo nome del Signore. Quindi è molto importante la differenza che vi è tra anima e spirito. Benedetto il santo nome del Signore. Ora, se noi andiamo in Fatti capitolo 2, dovrebbe essere Fatti 2, vado a cercare, alleluia, Cristo vive, e poi andiamo a chiudere. Quanto tempo è che parliamo? Non lo so, mi dà l'ora, però non so quanto tempo è. Atti 2, dovrebbe, verso 27, dice: perciò che tu non lascerai l'anima mia, alleluia, nei luoghi sottoterra, perché non permetterai al tuo santo che vegga la corruzione, quindi nell'Ades. Quindi noi vediamo che l'anima va in perdizione, come scritto in che è Luca 16, il ricco e Lazzaro, va in perdizione.
E ovviamente noi diciamo anche lo spirito va in perdizione perché l'anima e lo spirito stanno insieme. Ma qui c'è tutta una storia. Qualcuno dice no, perché lo spirito poi, se l'anima va all'inferno, lo spirito torna in cielo perché lo Spirito Santo, perché è scritto che lo spirito torna a Dio che l'ha dato. C'è una posizione che dice questa cosa. Noi diciamo, nella nostra ignoranza, perché abbiamo detto che siamo ignoranti in questa materia, però noi rispondiamo secondo la parola di Dio e secondo il nostro anche buonsenso biblico però. E diciamo, ah, ok, allora l'anima del peccatore che si perde va all'inferno, no? Ok, perfetto, va all'inferno e soffre, giusto? Secondo questa posizione. Sì, è qui è giusto, ok. E lo spirito va su nel cielo, esatto, va su nel cielo e zompa, balla e gode, evviva! Quindi l'anima soffre e lo spirito, evviva! Ma che teologia è questa? Ovviamente immagino che l'ascoltatore a questo punto si verrebbe incastrato e ci risponderebbe: no, però torna su nel cielo lo spirito e finisce di essere. Ah, ecco, quindi l'anima rimane nell'inferno, continua a esistere, lo spirito va su nel cielo, zompa e balla, però a un certo punto finisce di essere. Sì, esatto, è così, dirà. Immagino. Ah, e noi rispondiamo, e dove è scritto questo? Me lo dimostri biblicamente? A me non mi pare da leggere questo, anzi, addirittura a me la scrittura mi dice che alla fine dei tempi anche i corpi dei malvagi torneranno in vita, non più glorificati, ma come era prima. Questa adesso è un'altra storia, questo è chiaro nella scrittura. Quindi a me sembra che l'anima e lo spirito vanno tutte e due all'inferno quando l'essere, l'uomo, quindi la persona, muore nel peccato. In Luca 1,46 c'è qualcosa di molto importante. Luca 1,46 abbiamo l'esempio di Maria 1,46, che era una persona che camminava per lo spirito. Ed è scritto: e avvenne che 3 giorni appresso lo trovarono nel tempio, santo, santo, no, questo è 2,46, scusate, ho sbagliato, è 1, ecco perché non mi tornava il verso. Eccolo qua, ok. 1,46 disse: Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore. Ecco qui qualcuno che ha l'anima, alleluia, ripiena di spirito, ripiena dello spirito di Dio, quindi ripiena della parola di Dio, quindi è un'anima che è compromessa con Dio. Alleluia. Ecco qui, santo è il nome del Signore, che l'anima si piega alla parola di Dio. Santo, santo, santo. In 2 Pietro 2,8 è scritto che Lot si tormentava la sua anima giusta. Quindi l'anima è giusta quando si conforma allo spirito, come abbiamo letto in Galati 5, camminate per lo spirito. In caso contrario, l'anima è ingiusta. Quindi l'anima è quella parte legata a questo mondo che, se non viene mossa, come dire, da un desiderio di camminare nello spirito, è un'anima corrotta, è la parte più attaccata a questa terra. Ma noi, vivendo in questa terra, dobbiamo vivere secondo le leggi divine. Infatti, Romani 2,9 dice: angoscia sopra ogni anima che non cammina rettamente. Santo, santo, santo. In Ebrei 4 c'è qualcosa di molto interessante. Ebrei 4, lo vado a cercare nella mia Bibbia, eccolo qua, Ebrei 4, verso 12. Sì, verso 12 dice: perciò che la parola di Dio è viva, è efficace, è più acuta che qualunque spada a due tagli, giunge fino alla divisione dell'anima e dello spirito e delle giunture, delle midolle, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'anima viene divisa insieme allo spirito dalla parola di Dio. Santo, santo, santo. E quindi è molto importante il senso letterale
che poi è quello pratico, che sia l'anima che lo spirito sono due realtà, seppur insieme, vivono insieme, ma sono due realtà distinte l'una dall'altra. Benedetto è il santo nome del Signore. Ezechiele capitolo 4 verso 14 dice che l'anima mia non è stata contaminata dal peccato e dalla carne. Quindi, cari amici, cari fratelli in ascolto, quando noi leggiamo nel capitolo 1, nel verso 27, che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, significa proprio questo. Essere, vogliamo rileggere, Galati 5, immagine e somiglianza di Dio. Vuoi sapere quello che significa? Apri la tua Bibbia in Galati 5 e qui dice: ma il frutto dello Spirito è carità. Cos'è immagine e somiglianza di Dio? Essere caritatevoli. Allegrezza, essere allegri. Pace, avere pace. Dio ha pace, ha una pace infinita in sé medesimo. Egli è l'autore della pace. Essere lenti all'ira. Essere a immagine e somiglianza di Dio implica essere lenti all'ira, non avere ira. Benignità, bontà, fedeltà, mansuetudine, continenza, aspettate al matrimonio, non fate porneia, benedetto il nome del Signore. Contro cotali cosa non vi è legge. Ora coloro che hanno crocifissa la carne con gli affetti e con le concupiscenze, se noi viviamo per lo Spirito, cammineremo per lo Spirito, non siamo vanagloriosi, provocandoci gli uni gli altri, invidiandoci gli uni gli altri. Vuoi sapere cos'è immagine e somiglianza di Dio? Dal primo capitolo si chiude una situazione, comincia tutta la Bibbia. Lì trovi tutto ciò che significa essere a immagine e somiglianza di Dio. Questo è, caro giovane, nella fede che ascolti questo piccolo insegnamento, questo video, che molti giovani nella fede si chiedono questo. Bene, hai visto? Pur essendo Dio così infinito e irraggiungibile, eppure ci ha lasciato la sua parola, che è per noi ed è semplice da capire. Ed è impossibile da capire per i vanagloriosi, per i sapienti di questo secolo. Ma per quelli semplici come noi umili, che riconoscono di essere nulla, è semplice da capire. Immagine e somiglianza di Dio significa camminare secondo il volere di Dio, pensare secondo il volere di Dio, sentire secondo il volere di Dio, parlare secondo il volere di Dio, agire secondo il volere di Dio. Essere immagine e somiglianza di Dio è qualcosa che va molto al di là del fisico, del materiale, dell'anima, della carne, del sangue e delle ossa. Alleluia! Bene, speriamo che questo video possa, come dire, far sì che possiamo prendere coscienza di questa verità e possiamo iniziare a cercare il Signore, perché Egli ci ama e ci sta parlando in mille maniere. E questo è un modo che il Signore ci parla a tutti quanti noi e ci vuole far capire quello che Lui vuole da noi. Molto spesso sento dire: sto cercando la voce di Dio, sto cercando che Dio mi parli, ma Dio non mi parla. E con molto rispetto mi viene da dire: ma apri la Bibbia e vedi come Dio ti parla. Non è lontana la voce di Dio, è sempre vicino a noi. Basta aprire la sua parola e sentirai la voce di Dio.
hai visto? A volte la facciamo tanto difficile, quando invece è tanto semplice. Andiamo a cercare i grandi miracoli, quando ogni mattina che ci svegliamo c'è un grande miracolo davanti a noi, una giornata piena. Puoi camminare, puoi parlare, puoi vedere, puoi mangiare, e tanti non lo possono fare. Non possono camminare, non possono mangiare, sono intubati, non possono vedere perché sono ciechi, poverini. O magari hai un padre, una madre, che dici che pizza, come rompono, e tanti non ce l'hanno. O magari hai un figlio, una figlia, che se così severo, così severa, ingiustamente, li torturi, quando tanti farebbero qualunque cosa per avere dei figli che magari non andranno benissimo a scuola, ma sono bravi ragazzi, che fanno tante cose. E tu no, deve essere per forza laureato, ma quello non gli c'entra in testa. Accettalo così com'è. Ringrazia Dio. Il miracolo, a volte ce l'abbiamo davanti e andiamo a cercare che il Mar Rosso si apra. Bene, cari amici, è stata questa la seduta. Io vi saluto adesso perché non la voglio fare più lunga, e come sempre vi saluto con la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la guida, la comunione e le consolazioni dello Spirito Santo siano con noi da sempre in eterno. Amen. Che Dio ti benedica. Shalom.